Benvenuti all'ottava edizione del Teverino Basket Festival! Ok, parto io diretto a cannone, ok. Vicino, sì. Ok. Sta già andando? Ah, ok. Perfetto. Benvenuti all'ottava edizione del Teverina Baskers Festival che ha luogo a Celleno, il Borgo Fantasma, in provincia di Viterbo. Organizzato dall'associazione Il Circo Verde, un'associazione di circensi che vive qui a Celleno, il Borgo Fantasma. E siamo giunti all'ottava edizione, dal 14 settembre fino a domenica 17 le strade di Celleno saranno invase da artisti, giocolieri, musicisti e chi più ne ha più ne metta e daranno vita nella suggestione del castello del Borgo Fantasma a un festival dedicato all'arte di strada e agli amanti della musica. Il nostro festival è un festival autofinanziato e quindi per cui anche il merchandising è autoprodotto, prodotti artigianali che troverete all'info shop all'ingresso del paese e che supportano e fanno sì che l'anno prossimo il Teverina possa essere sempre più grande, sempre più ricco di personaggi, arte e di passione per quello che facciamo. Oltre a circensi e musicisti c'è anche la Via dell'Artigianato dove troverete artigiani di ogni tipo, dal cuoio alla ceramica, ai dipinti e alle cose più strambe e particolari, e la Piazza Pirata dove qualsiasi artista che viene nel nostro festival a visitarci... No, questa la devo rifare, no. Inoltre, una parte molto importante del nostro festival è la Piazza Pirata, ovvero uno spazio aperto dove qualsiasi artista che vuole esibirsi può farlo come off durante i giorni del festival. Tra il fossato, Piazza Castello, la postazione performance e la postazione alberello ci saranno spettacoli di ogni tipo, e musicisti e soprattutto l'ingresso è gratuito con l'uscita a cappello per ogni piazza che visitate, ogni spettacolo che venite a vedere. Dalle ore 17 ci saranno spettacoli per tutte le strade, per tutte le piazze del borgo, partendo con Diego Braccano, Osvaldo Carretta, il Circo Patafisico, il Duo Linda, il Ponentino Trio, Stefano Serino, il Teatro del Sottosuolo, Raso Terra Circo e Miss Jenny Pavone. Okay. Un altro aspetto molto importante dell'organizzazione del Teverina Baskers è il fatto che tutto lo staff che organizza questo festival è uno staff di volontari che credono tutti in un unico intento, quello di far rivivere il Borgo Fantasma nella magia del circo e dell'arte di strada. Tra i vari sostenitori del Teverina Baskers c'è anche il progetto di circo sociale Circus in Gaza, che si appoggia a una ONG di Milano e che organizza ogni anno delle carovane di circensi che vanno in zone di guerra per riuscire a dare una nuova speranza a chi purtroppo non può permettersi una vita come ce l'abbiamo noi qui in Europa. È tanta roba questa. È un tipo di ironia che io non capisco, scelgo questa. Aspetta, senza guardare. La coordinatrice degli artigiani. Prova un po' di qualcosa. Ciao a tutti, ciao, molto bene. L'ottava edizione del Teverina Baskers Festival. Ah, devo dire qualcosa del genere, qualsiasi cosa. Qualcosa. Benvenuta all'ottava edizione del Teverina Baskers Festival. Benvenuti a tutti, buon festival e sarà bellissimo come sempre. Io sono Giulia. Dopo Tamara.
aspettando l'apertura della Piazza Pirata. Ciao, sono Giulia, adoro il Teverina Basket Festival, collaboro per gli allestimenti e gli artigiani e è una situazione che mi piace un sacco. Grazie. Te ne puoi anche andare. Ciao, ciao, ciao. Forse non è una volente. Vorremmo fare una piccola intervista all'organizzazione dello staff del Teverina Basket Festival, giunto all'ottava edizione. Lei come si chiama? Cristiana. Lei come si chiama? Clara. Sasha. Che state a fare in questo posto? Spilliamo birre. E popcorn. Soft drinks. Ale! Organizzatissimi. Fate parlare, dammi una domanda, non so cosa dire. Ciao, benvenuti al Teverina Baskers, a questa ottava edizione, qui il fantastico staff del bar. Grazie. Il Teverina Baskers nasce come l'intento di restituire al luogo in cui viviamo un qualcosa di bello che è parte del nostro mondo da ormai 10 anni. L'idea di far nascere un festival di questo tipo nasce proprio per dare un qualcosa al luogo in cui abbiamo scelto di vivere e Celleno è il posto che si presta tantissimo per le idee che abbiamo in mente e per i sogni che stiamo cercando di far vedere grazie agli spettacoli che invadono il paese durante i 4 giorni di festival.